Scena terza. Le luci si spengono e si riaccendono lentamente, a segnare il passaggio di una giornata dalla notte ad un nuovo giorno. Si sente la sveglia parlante di Roberto ripetere più volte: «Chicchirichì! Chicchirichì! Chicchirichì! Te devi svegliare! Ti devi svegliare! È ora di alzarsi! Chicchirichì!» Al chicchirichì ossessionante, ripetuto dalla sveglia parlante sul comodino, Roberto, mugugnando, allunga una mano per dare un pugno sulla sveglia. La sveglia: «Chicchirichì, dormiglione, sono le 13, sono le 13, sono le 13, sono le 13. E Roberto di rimando dice: «Dannato gallo della malora, non mi hai svegliato in tempo, uno di questi giorni ti tiro il collo come una gallina». Certo, Roberto si rende conto che è tardi, si rende conto che deve alzarsi e non è ancora arrivata Bella Roma a portargli il pranzo. Ma intanto, per passare il tempo, si era messo ad ascoltare un MP3 a forma di uovo, con la cuffietta, il suo cantante preferito, Lucio Dalla. E in particolare, mentre sta ascoltando La casa in riva al mare, gli viene fame e decide di cucinarsi un uovo sodo. Prende l'uovo dal frigo, accende il fornello del gas, passa una mano sopra la fiamma per vedere se è acceso il gas, si scotta le dita e dice: «Ai ai ai! Mi faccio sempre fregare dalla fiamma!» Poi prende un pentolino, lo riempie d'acqua e con un dito infilato nel pentolino controlla il livello dell'acqua. Mette il pentolino sulla fiamma scottandosi ancora le dita, cercando di centrare il pentolino sulla fiamma. Cerca di mettere l'MP3 in tasca e l'uovo nel pentolino. Poi va al suo divano e si siede buttandosi giù di botto. Appena seduto, sentendo la coscia bagnata, infila una mano nella tasca del pantalone dicendo ad alta voce: «Diamine, il mio MP3 sta facendo un bisognino. O sono io che me la sono fatta addosso? Ma questo mi sembra un uovo rotto, porca miseria ladra. Chissà che sapore avrà l'MP3 bollito. Sarà immangiabile e speriamo che canti ancora. Ed io come farò ad ascoltare la musica del mio cantante preferito Lucio Dalla?» Rumore di passi sul palco ed entra Bella Roma cantando, come al solito: «Quando se magna? E quando se magna? Ti pare l'ora di arrivare?» dice Roberto. «Ti pare l'ora di arrivare? Ti pare l'ora di portarmi da mangiare? Mi hai fatto fare un danno». «Che danno?» dice Bella Roma. «Stavo ascoltando Lucio Dalla con il mio MP3», dice Roberto, «e ho messo l'uovo in tasca e l'MP3 nel pentolino». Bella Roma dice: «Quanto mi dispiace, quanto mi dispiace. Hai messo a bollire Lucio Dalla, il nostro cantante preferito. Sai, mi son cresciuta con la barba come lui». «Come?» dice Roberto. «Non eri diventata donna? Mi dicevi che sei una donna, mi dicevi di essere donna». «Certo, certo. Penso che una volta mi chiamavo un amor. Poi ho fatto l'operazione e ho fatto mettere le cosine tutto al posto giusto. Vuoi controllare, Roberto?» Roberto seccamente risponde: «Ma lascia stare, ci provi sempre». Bella Roma gli dice: «E poi, sai, Roberto, ho anche la barba come Lucio Dalla». Roberto perplesso chiede: «Come la barba? La barba? Una donna con la barba? Una donna con la barba alla Lucio Dalla non si era mai vista. Sei diventata donna e ti sei fatta crescere la barba?» Bella Roma: «Certo, Lucio è una nostra icona. Poi ho sentito che in Italia donna barbuta è sempre piaciuta». «Ma che cosa vai dicendo mai?» dice Roberto. Bella Roma esce. Roberto pranza velocemente. Sono passati solo pochi secondi e sente bussare. «Andrea!» «Signor Roberto, signor Roberto, sono Andrea, posso entrare?» «Prego!» dice Roberto, facendosi estremamente gentile nella voce. «Si accomodi!» Andrea: «Non vedevo l'ora di rincontrarla. Un giorno senza di lei è stato così lungo da passare». Roberto: «Ma cosa vai dicendo?»
Signor Roberto, dove facciamo l'iniezione questa volta? Dice Andrea. E Roberto, sul letto, questa volta la facciamo sul letto. Lui si stende sul letto, Andrea gli fa l'iniezione e ancora una volta Roberto, sottovoce, ai! Le ho fatto male? Dice Andrea. Roberto le risponde, era solo un mio sospiro alle sue belle mani che mi hanno sfiorato dolcemente. Faccia di me quello che vuole con le sue mani dolcissime e delicatissime. Andrea massaggia per un po' Roberto con l'alcol. Poi, terminata l'operazione, lo saluta dicendo «Ci vediamo domani». Roberto è rimasto solo, dolorante e stanco lì sul letto, ancora febbricitante, salta la cena e si addormenta semplicemente. Intanto le luci della sala si abbassano fino a spegnersi, a rappresentare l'arrivo della notte.